Amanti di Hello Kitty, oggi mi trovo a uno dei più grandi negozi di Hello Kitty che si trova in tutto il Giappone, dentro Diver City qui ad Odaiba. Non mi intendo di Hello Kitty, però ve lo mostro. E partiamo subito, ecco, vedete, da questa Hello Kitty gigante con scritto Odaiba, che è il posto dove mi trovo. Davanti a me c'è il Gundam, qui c'è tutta la famiglia di Hello Kitty, tra l'altro questo che è Rokiroppi, Miwa li conosce tutti quanti, io non me li ricordo francamente i nomi. Questo è Pom Pom Purin. Cioè c'è tutta, questo qua My Melody, una di queste qui, scusate se non li conosco, però entrano anche in casa mia, però ecco, diciamo che non sono così skillato. Hello Kitty, prodotto giapponesissimo, anche se ho trovato una persona una volta che mi diceva no, è coreana Hello Kitty, no, Hello Kitty è super giapponese, da Sanrio, un'azienda giapponese, e qui in questo store a Odaiba potete trovare tutta una serie di prodotti che vendono solo qui. Questo è un altro amico della galassia di Hello Kitty, che è Gudetama, eccolo qua, questo è uno di questi. Andiamo a vedere di qua, vedete qui ci sono tutte queste, non so che cosa sono queste, porta qualcosa di tutti, ecco, questi sono i nomi, Hello Kitty, My Melody, Pom Pom Purin, Pucciacco, Cinnamon Roll, ecco come si chiamava lei, Cinnamon Roll, Pucciacco, Wish Memmel, Tuxede Sam, questo sembra il nome di un farmaco, cioè il Tuxedosam sembra veramente il nome di un farmaco. Ci sono anche i cannocchiali, adesivi, altre... Ah, questi vedete, bellini, questi servono, infatti anche Miwa ce l'ha, credo, tra l'altro sì, simile a questi, i porta Suica, cioè i porta carte per i trasporti, che tipo ve lo legate da qualche parte nella borsa, nella quello che è, qui dentro ci mettete quelle carte che poi servono per prendere il treno. Questi cubi invece non ho idea di cosa siano, vediamo, foto a trading card, ok, questi possono mettere, sono contenitori o per le carte oppure per le foto, quindi niente di particolare, sono sempre da attaccare, vedete, c'hanno poi il gancio. Di qua invece, ci sono bellini questi sono praticamente tutte scritte in giapponese con cui si possono attaccare poi da qualche parte, credo di qualcosa che si vende a parte per l'appunto. E qui tutti i mini per personaggi che ho fatto vedere prima, proprio questi che si possono attaccare sempre agli zaini, alle borse, quello che è. Non manca neanche il vestiario con queste felpe con Hello Kitty. Vediamo quanto costa. Vabbè, 35 euro, neanche tanto alla fine. È una roba che si può fare. Sempre vediamo che questo ha sempre 4,950, quindi sui 35-40 euro, quindi niente di impossibile. Giusto per farvi capire quanto è grande questo posto, senza inquadrare poi i bambini che sono qui dentro. Vediamo se riescono a inquadrare nessuno. Qui abbiamo anche altri prodotti, tipo sempre cose da attaccare, i cavi personalizzati, USB-C, questi Lightning per iPhone. Quanto costano? 2480, neanche poco, questi sono USB-C. Poi vedete le custodie per le AirPods e per altre, credo, altre generiche, no, più che altro iPhone, vedo. Questi sono Glass Wireless Speaker, questo qua è uno speaker portatile. Le custodie per iPhone, che ovviamente se avete iPhone in Giappone avete accesso a tutta una serie di custodie che per altri telefoni Android non ci sono. E qui una compilation clamorosa di varie pupazzi per tutti i gusti. Le borse, ci sono anche i ventagli, i fazzoletti, i furoshiki bellini e gli adesivi immancabili. E per finire anche le calze, queste da bambino, ci saranno anche da meno bambino, perché anche gli adulti sono fan di questo brand, quindi vedete bellino questo qua, per esempio questo piccolo asciugamano, quindi ci saranno anche prodotti che potrebbero sembrare per bambini ma che poi alla fine vengono acquistati più che dai bambini anche dagli adulti. Veramente tantissimi prodotti, guardate, questa costa circa 70 euro, insomma qui sono anche le bambole, roba anche magari un po' più da collezione probabilmente. Qui ci sono anche gli astucci, i portacarte come quelli di prima, però un pochino più ricercati, magari queste pelle, il portafoglio. Vediamo quanto costa il portafoglio. Il portafoglio costa 30 euro, mentre questo più grande, quanto costa? Vediamo. Quanto costa? 30 euro anche questo, 4200 yen, ma neanche tantissimo. Queste miniature sono veramente belline, guardate qua. Queste si possono comprare, che sono tutte pezzi che tu non sai mai quello che c'è dentro, quindi per costruire questo magari devi comprare chissà quanti. Ah, queste sono belline però, effettivamente non sono brutti per niente. E qui sempre altre spille. Ah, guarda quanti sono questi The Dinner qua, mamma mia quanti sono.